Gianni Colacione, undicesimo congresso di Radicali Italiani, stiamo alle battute conclusive e siamo in compagnia di Paola Cossu. Paola Cossu, un membro di direzione, con lei vorremmo in qualche modo approfondire, commentare, chiosare, diciamo un po' come vogliamo, il suo intervento che è stato particolarmente duro, rivolto appunto a questa segreteria, insomma, la segreteria di Mario Staterini. L'hai improvvisato, Paola, l'hai preparato? Diciamo che un po' l'ho preparato, un po' l'ho improvvisato, perché poi comunque bisogna andare anche molto di cuore. Io sono abbastanza stufa di questa politica democristiana ed ecco perché mi sono scontrata col segretario, che è notoriamente democristiano. Ah, ecco, e siccome i democristiani nella persona di Andreotti dicevano: attenzione, perché essere modesti si rischia di essere mediocri. E quindi io penso che invece un segretario di un partito come un partito radicale, o come un movimento come Radicali Italiani legato al partito radicale, debba avere comunque un che di rivoluzionario, sicuramente non di democristiano. E allora mi era sembrato giusto, dopo 3 anni, perché non gli abbiamo dato una sola opportunità, gli abbiamo dato 3 opportunità. E se tu fallisci queste 3 opportunità e si parla continuamente di riforma elettorale, del sistema anglosassone, del modo di gestire le istituzioni e i partiti in maniera anglosassone, del finanziamento pubblico in maniera anglosassone, ecco, io nel mio pensiero di istituzioni e partito anglosassone c'è che quando si fallisce si rimette il mandato nelle mani dei cittadini. Ecco qua. O degli elettori comunque. Comunque lui doveva rimettere il mandato per fallimento. Saremmo stati noi a decidere se dargli un'altra opportunità a seconda di quello che ci avrebbe detto. Cioè, io sto portando questo movimento, o entro un anno voglio portare questo movimento a questo livello. Con 1.000 iscritti in più, con 10.000 euro in più, con quasi un'idea di futuro. Ecco, questa idea di futuro con lui non l'abbiamo mai. Abbiamo sempre dei contentini a destra e a sinistra, la grande dirigenza e poi alla fine non si va da nessuno. Alla fine si rimane sempre lì, ancorati alle solite cose. Adesso per esempio sta dicendo di tutte le cose belle che ha fatto, e io gli credo proprio sulla parola, perché sulla carta non c'è niente, però sulla parola lui ha fatto tante cose belle. Abbiamo intervistato poco fa Johnny Danna, che tu hai citato, in rappresentanza, diciamo, di tutti i militanti che si sono mobilitati e che noi abbiamo documentato come possiamo con Libri TV, facendo più di una trasmissione, anche una volta una trasmissione itinerante almeno in 5 punti di Roma o 4-5 punti di Roma, quei tavolini, insomma, vita da tavolinaria l'abbiamo intitolata. E per questo evento, per questa raccolta di firme per gli 8 referendum comunali, che purtroppo si è risolto in un disastro, perché non si sono raggiunte, anche perché bisogna dire non c'è stata la collaborazione di chi ha promesso collaborazione, quindi Verdi e SEL. Però è stato un fatto per i radicali, un evento organizzativo, insomma, che ha mobilitato molte persone, molti militanti sono venuti da fuori, gli abruzzesi, io mi ricordo, sono venuti da fuori 2 volte, insomma è stato un evento importante e che abbiamo appunto cercato di celebrare con questa intervista. È un fatto di militanza, diciamo, tu che mi pare anche l'hai citato nel tuo intervento. Sì, l'ho citato nell'intervento. Ecco, questa è un'altra di quelle cose. Si comincia sempre con ringraziare qualcuno che ha fatto qualcosa per te, perché l'ha fatto anche senza essere remunerato, quindi credendoci in qualcosa. Quando c'è una massa così grande di persone che ci credono, tu hai il dovere di riuscire. Non puoi trincerarti: ah, ma alla fine non mi hanno dato i soldi che mi spettavano, che avrebbero dovuto darmi. Attenzione, io ho dato un colpo alla botte e un colpo al cerchio, perché la stessa responsabilità all'ultimo momento di aver rifiutato di dare questi soldi al piccolo movimento Radicali Italiani comunque disattende quello che è un desiderio dei cittadini. All'ultimo momento hai 45.000 firme, se servono 5.000 euro, 50.000 euro per fare in modo che i cittadini arrivino finalmente ad avere quello per cui hanno firmato, e beh, quei soldi li devi dare comunque. Dall'altra parte c'è sempre il vittimismo: ma non me li hanno dati. Quindi alla fine uno non li dà, uno non li cerca. E quindi... I soldi da chi dovevano arrivare, intanto per capire? Ma sarebbero dovuti arrivare da Partito Radicale, dalla lista Bonnella, dalla lista Pannella, da chi? Alla cassa, io presumo. Io di queste cose non me ne sono mai occupata. Come ho detto nel mio intervento, la mia presenza nei radicali dipende da una frase molto... Che in qualche parola la posso dire come la diceva lui, come la diceva Marco. Io ho sentito Marco che diceva un giorno: le nostre mani sono libere dal bottino e piene di carezze. Allora qua si comincia a parlare di bottino, di carezze, non se ne vedono da nessuna parte, c'è qualcosa che non va. Quindi se il bottino dobbiamo metterlo a disposizione delle nostre lotte, quella era una lotta che era quasi arrivata a compimento. Non era il caso di fare delle faide interne che hanno fatto sì che 45.000 firme di 45.000 cittadini romani che sono venuti a votare siano andate perse per una faida interna, capite? Quindi l'amore per i cittadini dov'è?
Semplice. Beh sì, insomma, voci critiche se ne sono sentite rispetto a questa segreteria, vedremo, ma poi adesso c'è quest'altra particolarità che i candidati non si sa mai chi siano fino all'ultimo momento, anche per poter un pochino valutare, pensare, così poi chi votare. Sono d'accordo con te, è vero anche che il mio candidato per esempio fino a stamattina non eravamo riusciti troppo a convincerlo, quindi non potevamo calare la sua candidatura perché... Non eravamo riusciti a convincerlo ed è, si è convinto dopo il mio intervento, perché io ho semplicemente chiesto che qualcuno si prendesse la responsabilità. Per me prendersi la responsabilità vuol dire anche prendere la responsabilità. Dire il nome di questo candidato. Certo, adesso te lo dico. Okay. Vuol dire anche prendersi la responsabilità dei propri fallimenti. Quindi io non chiedevo solamente che si prendesse la responsabilità di portarci da un'altra parte, ma anche in caso di fallimento che rimettesse il mandato. È semplice, è talmente umile, è talmente bello dire ai propri cittadini, ai propri elettori: non ce l'ho fatta, non sono stato in grado, mettiamo qualcuno che ce la faccia. Quindi è venuto da me dopo l'intervento e mi ha detto: Paola, io voglio prendermi la responsabilità. E lui è Lorenzo Liparini. È un ragazzo giovane che ha voglia di fare, lui ha detto che vuole prendersi la responsabilità e per me già questo basta. Perché questo discorso anche che sta continuando a fare Mario, dove secondo lui ha fatto tutto bene, io sinceramente rimango veramente molto scettica. Mi sembrano proprio quelli che vogliono tenersi aggrappati alle poltrone. È una cosa che noi non abbiamo mai sopportato qua dentro. Mai. Lo ripeto, nel mio pensiero anglosassone e americano delle istituzioni c'è che chi fallisce rimette il mandato e sono poi gli elettori a decidere se vogliono darti un'altra quarta opportunità, però fai il passo, perché se non fai il passo sei arrogante. Sembra quasi veramente una nomenclatura del vecchio comunismo, vecchia democrazia cristiana, di stare proprio attaccati alle poltrone. Ma perché cosa? La politica deve essere una cosa bella. Io ho ancora una visione romantica della politica, pensa a te, l'ho detto nel mio intervento. Io ho scelto di essere radicale, potevo scegliere di essere qualsiasi altro, avevo un'età, una consapevolezza, non sono arrivata qua da giovincella e non neanche sono invecchiata qua, capisci a me? Sì. Ah. Senti Paola, no, c'è stato anche prima di queste ultime diciamo battute che si stanno consumando un dibattito un po' sotteso che era quello un pochino sulla cosmogonia radicale, su questa galassia che si è molto diciamo espansa, su quello che poi è un pochino i flussi interni di denaro che poi sono anche agibilità e anche controllo per chi fa, chi non fa, chi può fare con quali mezzi. Ecco, relativamente a questa complessità, tu ecco, che cosa pensi? Pensi che sia una cosa sostenibile economicamente e anche politicamente? Allora, qua la cosa posso essere un po' stare sarcastica, ma anche molto veritiera, secondo me. Divide et impera. È l'unica cosa che mi viene da dire. Quando si divide si impera, quando si unisce ci sono un po' di problemi. Eppure, essendo forte di certi problemi, se ne può benissimo fare a meno, no? Quindi è chiaro che ci sarà sicuramente un'unità da una parte, ma un altro spacchettamento dall'altra, perché è un po' molto antropologica questa cosa. Noi abbiamo come leader del nostro partito un uomo molto, molto abile, un fine politico, intellettuale, filosofo e teologo anche, perché ogni tanto lo sentiamo parlare anche del Vangelo. Sì, c'è una svolta spiritualista, sì. Io infatti l'ho detto, di spiritualità ne ho vista ben poca, però cito anch'io il Vangelo, visto che tutti hanno citato il Vangelo, cito anch'io il Vangelo, che oltretutto è il versetto 10 del Vangelo secondo Marco, che è importantissimo, dove dice che i governanti si devono mettere a servizio dei governati. E questa era una cosa che dicevo a nuora, che era Mario Staderini, ma anche a suocera, che era Marco Pannella. Quindi tutti abbiamo citato Churchill, siamo tutti stati molto fini oggi, capito? Però alla fine è divide et impera. Quindi magari si unirà a questa parte, se ne spacchetterà un'altra, perché è così che la fine strategia di Marco Pannella. E io solo per questo gli stringo la mano, perché fine. Poi da una parte ci limita, è peggio per noi che ci facciamo limitare. C'è il merito, raga, noi siamo liberali. Se noi abbiamo il demerito di non riuscire a parlare con lui e di non riuscire a batterlo politicamente, siamo delle nullità, siamo dei nani. Di nome, di fatto io, anzi no, di fatto sono una diversamente alta, mi chiamo. No, sono diversamente alta. Comunque sia, una persona che volesse avvicinarsi con idee radicali, che non conosce tutta questa organizzazione, pensi che insomma è intellegibile all'esterno tutta questa serie di soggetti, questa... Assolutamente no, purtroppo, e no anzi ti dico, perché le persone vengono anche da 20 anni di televisione commerciale. I libri se ne leggono sempre di meno, siamo sempre molto meno attenti, nonostante adesso ci sia una voglia di cambiamento, che però è catalizzata comunque da un comico.
Certo ci sono gli astensionisti, che secondo me là dentro c'è anche qualcuno che si informa sicuramente di più. La carta stampata ormai non la legge quasi mai più nessuno, quindi figuriamoci se gli italiani, brava gente, si mettono a capire perché c'è una galassia qua dentro. Io penso che le persone abbiano un'idea, quelle più attempate abbiano un'idea del partito radicale, che è quello classico, il partito radicale, delle battaglie, eccetera, eccetera. Che non c'è più. E quello di adesso è molto ostico da capire per quelli nuovi, Paola, Grillo, Renzi? Renzi tutta la vita. Renzi fa politica, Grillo è demagogia. Hai visto come ho aperto il mio intervento? Piero Gobetti diceva: questo bel paese, in mancanza di veri conservatori e in mancanza di veri conservatori e di veri rivoluzionari, se la demagogia si è appropriata di tutto il resto. Quindi non demagogia. E l'ultima cosa, come mi commenti tutta questa attenzione che Marco riserva a Grillo? Cioè questa, lui gli lancia, diciamo, sempre un'offerta di aiuto, collaborazione. A me ricorda un po' la stessa dialettica con il primo Berlusconi, un pochino come lui sperava che andaste un po' a imparare a fare lezioni di politica da lui. Tu pensi che Grillo farà tesoro di questo fallimento di Berlusconi e andrà a imparare qualcosa da Marco? Purtroppo no. E ti dico purtroppo, perché ne avrebbe molto bisogno. Andrà a sbattere anche lui come tutti gli altri, su questo siamo sicuri. Ne abbiamo celebrati, come ha detto Emma, ne abbiamo celebrati tanti di funerali politici. Dopo, guardiamo quello di Di Pietro adesso, no? Che era l'uomo delle mani pulite, e l'unico che potesse risollevare l'Italia. Invece poi lo scopriamo con 53 proprietà immobiliari e con un partito che è completamente al dissesto, insomma. Per cui mi dispiace, perché invece potrebbe essere, perché è una forza pulita, insomma, alla fine sono gli italiani brava gente che vanno in Parlamento, quindi avrebbero bisogno di una guida. Marco potrebbe dargli alcuni elementi da seguire, semplicemente, con molta umiltà, e che Marco con molta umiltà ha chiesto di venire ascoltato, come sempre, e che però Marco dovrebbe ascoltare anche lui, no? Come ho detto, insomma, mettersi all'ascolto è la condizione sine qua non che predispone un dialogo. Se uno non ascolta non può dialogare. Paola, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento su liberi.tv, non so se ti capiterà di vederla su internet, per questa intervista e le altre. Grazie tante a te. Grazie. Ciao, grazie.